proprio sulla spallaccio. E questa è una risposta corretta, che vale un punto così. E non solo, vale un pareggio, vale, perché un siamo 7-7, 3 punti per i doppi. Paura, signori, paura. Armamento caratteristico delle armate Tau. Tra? Fucile, la carabina impulsi. Ma come? No, allora no, non mi viene. È la railgun. No! Oh, è vero. Ok, passiamo alla prossima domanda. Parli in italiano, l'avevo detto. Non bisogna dire, per forza in inglese. Ma la railgun è il fucile a rotaia. Infatti è bella. Esatto. È fucile a rotaia. Sì. Quindi punto a me. Ma non ce le hanno. Invalidata, invalidata. Sono sulle armature quelle. Invalidata. Fucile a rotaia non ce l'hanno. Ma sulle Crysis. C'hanno gli esploratori i fucili a rotaia. Non c'hanno le Crysis. Metto sulle armature. No, Crysis non possono mettere il fucile a rotaia. No, le, quelle giù. Ma è una della fanteria. Domanda non chiedeva. Ma no, questa domanda è un po'... Punto a me, per essere sicuro. Aiai, Punto a Nico. Punto a Nico. Punto a Nico. Punto a Nico. Cioè, te l'ho detto che vince così. Va a 4. Io 7, te l'ho detto. Siete 7 punti di pareggio tra Fra e me che stanno... E lui che... E lui tipo che... i topini. Lo scaven. Mentre mangia. Così, ah sì, ho fatto punto. È il nostro doc punto che ci recupera punti così, un po' tirando critici ad Underworld. Insomma, passiamo alla prossima domanda. Arma caratteristica dei Necron. Mech? Fucile Gauss. Sì, corretta, corretta. Risposta corretta. Gauss Rifle. No, è solo Gauss. Gauss. Quindi, risposta sbagliata, appunto, a Nico, no. Ok, un punto al nostro Mech che va a 8 punti. Attenzione, che perché noia. La prossima domanda... Mancano poche domande, ragazzi, quindi concentriamoci. Allora, materiale primario utilizzato per le costruzioni. Giù le mani, t'ho visto. Giù le mani. Bara, bara, maestra, bara. Allora, materiale primario di costruzione usato dagli Eldar. Fra. Spetrosso. Esatto, il Brightbone. No, il Brightbone. Te l'ha detta la regia. C'è anche il Bone Singer, se vogliamo, che è uno spettro cantore. Questi gesti però il ragazzo è preparato, sempre di sportività, sì, con rispetto parlando, il ragazzo è preparato, l'articolo introduttivo, ma non è educato. 8-7-4, attenzione signori, ero già a 7, no è pareggiato, pareggio, ma che rubiamo anche i punti, no io sono sportivo, è pareggio. Quindi, andiamo su, siamo 8-8 comunque, 4 8-8 hai detto, ma Gauss, e io ho detto Gauss. 8-8 e 4, vabbè, sono tutto lieve, lui andava bene. Che sportività c'è qua dentro? 0. Comunque c'è sgomitante così. Andiamo sulla domanda filosofica. Ancora giù le mani, ho visto. Io sono giù, guarda. Se tiri sul gomito. Sono giù come... Ho detto la mano, non il gomito. Così, lui. Filosofia che l'imperatore cercò di diffondere nel suo impero. L'ateismo? No. Mi guardi? No, non lo so. Due punti presi perché me li sono presi così. Non so, sembravi uno che la sapeva. Ma va, ti pare. Cioè, filosofia che l'imperatore tentò di diffondere nell'impero. Beh, tendenzialmente sappiamo che il discorso era il genere umano. Era basato sul genere umano. È non che non ci sono divinità, non divinità. Non ci sono cose esterne, ciò che si vede razionalmente, no? Quindi? Qua c'è un tempo o c'è tutta la giornata? No, regia? No. Non ne ho idea. Vabbè, niente, non sapete la risposta e quindi passiamo avanti. Ma qual è la risposta? È la verità imperiale. Ah, hai capito. Comunque... O il credo imperiale a questo punto. Il credo imperiale, la verità secondo imperiale. Secondo me te l'accettavo, se dicevi il credo te l'accettavo. In inglese è imperial truth. Ok, attenzione, prossima domanda. Parte dell'Inquisizione interessata nell'eresia. Beh. Lordo Malleus. Fra. No, che scemo. Figa, se non la sai sei un miserabile. Te lo dico con Sono avuto il dubbio. L'hai appena sbagliata, Mac. Allora, Lordo Malleus è andato. Io non posso dire niente, non posso suggerire. Rifaccio domanda. Lordo Ereticus. No, figa. Anch'io stavo pensando a quello. Sei sicuro? La scendiamo? Perché l'altro è Lordo Xeno, quindi nel senso, esatto. È andato per esclusione. Porco Giuda. Lord Ereticus, risposta corretta. Un punto per il nostro Fra che va a 9. 9-8-4. Attenzione perché mancano soltanto 5 domande alla fine. Quindi ma che spalla che ho? Mamma mia, è meglio della mia. Quindi posso arrivare al pareggio.
Si rispondono tutte. Eldar che passano il loro tempo con la mano. Domanda. Mi aiuta a pensare. C'ho il gap, non potendo farlo. Ho capito, ma. La prossima domanda è: Eldar che passano il loro tempo a reinscenare la caduta degli Eldar. Fra. Arlecchini. Arlequins. The troop di Arlequins. Arlecchini, risposta corretta. Un altro punto per Fra che va a 10. Ok, 10, 8, 4. Perché li chiede tutti, devi dire solitario, il capo troop. Prossima domanda. Un nome alternativo per chiamare il warp. Mac? Oh Cristo. No, non era la risposta. Non era la risposta. Come la chiamava la stirpe di Miller, il grande oceano? No. Risposta sbagliata. Fra? L'Imperium. Sbagliato. Ah, la tua spocchia, quanto t'ha portato giù la tua spocchia. La tua invece. Non puoi provarci così. Non ho idea. Il grande oceano. No, non ho idea. Niente, vabbè. E qual è la risposta? Era che posso darmi sempre il E vabbè, da ok, cercare. Ormai siamo curiosi. Immaterium. No, cavolo, questa lo sapevo. Attenzione, ultime tre domande, Siamo 10, 8, 4, Allora. Però farei notare che c'è uno svantaggio nei miei confronti, che ho il braccio più lungo, ora che arrivo fino al naso c'è un tragitto molto più lungo. Razza, la prossima domanda è la seguente. Razza che può usare i poteri psionici ma non lo fa. Fra? Tau. Sbagliato. Ovviamente non sono i Tau. Attenzione, la domanda è questa. Yorki. Fallito, no, figa, miseramente. Vero, c'è ripeto la domanda per il Doc Nico nel caso lui la sapesse. Attenzione. Che non ha psionici. Razza che sa usare i poteri psionici, ma non lo fa. Se mi dici gli umani, mi incazzo. Non sono gli umani. Tiranidi. No, quelli ne usano pochi. Infatti, loro li usano. C'è una razza. Non nell'accezione. C'è una razza standard, ma no. Che conosce molto bene i poteri psionici, ma ha paura di usarli. Ah, aspetta, la so. Porco Giuda. Doc Nico è l'unico che può rispondere ancora sì. Porco Giuda. Perché non sembra un dato. Non ho idea. Hai visto? Non ho idea. Hai visto? Quelli viola. Niente da fare, la risposta corretta era Drukhari, perché loro hanno paura di. I Tau non possono proprio usarli perché non sanno cos'è non sa cosa sono i poteri psionici. C'è la scheggia di Petrosso qua, sì, i Tau, gli eterei. Non li possono usare, sono ignoranti. Non sanno però dalla caduta di Medusa 5 li stanno studiando. Vabbè, però non li sanno. Qua invece loro li sanno usare, ma non lo vogliono fare, non lo vogliono. Però contestare il giudice dovrebbe valere un malus. Bello, la sportività, È la sportività. Siamo 10, 8, 4 sempre. Sì. Ma ti è caduto questo? Ultime due domande. Vabbè, benvenuti all'asilo. Niente, maestra. Ok, attenzione, perché siamo alle ultime due domande. Razza Xeno, sì, che è al servizio del capitolo di Space Marine dei Dark Angels. Fra? Gli osservatori del buio. Risposta corretta di Fra. Spiazzatissimo, perché pensavo i Cavalieri Grigi, ho detto buon, stavo già con i scimmioni, invece no. Che sono i giocatori. Risposta corretta di Fra, che va a 11 punti. Attenzione, perché l'ultima domanda vale 3 punti. Porca miseria. Allora, ditelo però. Attenzione, perché tranne per Nico ne vale 7. Per Nico ne vale 7. Certo. Allora, per il Doc Nico ne vale 7, per il nostro Simo ne vale 3. Vale 1, quindi. Per te meno 1, ne vale 0. A 0. E non risponde. Usa la sportività, l'equità. L'equità è una cosa importante. Certo. Attenzione, perché questa domanda è facilissima, dovete saperla per forza. Spacchiamoci il naso. Pronti con i buzz? Giù le mani, però. Mi sto grattando. Sulla testa, giù le mani. Ha detto giù le mani. Ha detto giù le mani, scusa. Non ha detto sulla. Quali sono? Devo formularmi la domanda. Scemenza.
testate durissime. Tipologia, ok? Di moneta degli orchi. Il maxi prenota per tutti. Le zanne. I denti, le zanne. I denti! Però la prima domanda era le zanne, non valeva. No, sbagliata. Invece è giusta. Accetta la sconfitta come un adulto. Risposta corretta. La sapevo che potevo vincerla. Risposta corretta di Simo, che si prenota prima di tutti, prende broglio, tre punti. Questo è un broglio. E attenzione, vince questa puntata del Warhammer Quiz. Chiamo il broglio. La prima domanda è quella che conta. Senti il tamburino, senti il tamburino. E quindi Mac è il nostro nuovo campione in assenza del campione. Non riconosco questo campione proprio. Cioè gli mancava questo per vantarsi già. Io sono uno umile, non riconosco. Cercherò di non farvelo pesare. Hai un'obiezione, Fra? Sì, non riconosco sul dare. Allora volete fare l'ultima domanda? Chi la sa vince? No, perché no? Capito. Tre punti sono vincitore. Per recuperare, capito? Attenzione perché abbiamo una sorta di reclamo da parte del nostro Fra che vuole una domanda di spareggio. No, anche perché l'arbitro stesso ha detto non era le zanne, sì i denti. Ma tu hai detto prima le zanne. No, le zanne non sono tutti i denti. Ma infatti guarda che loro si scambiano sulle canine. No, no, anche gli altri. Sì, no, tutti i denti. Tutti i denti? Tutti. E vedi, non lo sapevi. Ragazzi, ok, allora. Campione morale. Domanda spareggione. I 7 punti d'omico. Domanda di spareggione. Vabbè, dai, finché non ne dai una giusta. Non ero in vantaggio di 3. Spareggione, attenzione. Domanda di spareggione. Ti faccio rispondere. Fame che sei. Ok. Come si chiama? Ok. Il pianeta su cui è stato ritrovato Vulcan. Mac. Vulcan è stato ritrovato su Nocturne. Risposta corretta del nostro Mac che vince. Questa ti va bene. Si aggiudica. Oh, senti il tamburino. Cosa vuol dire Mac di questa vittoria? Vorrei solo dire senti il tamburino a mia mamma, a mio papà e tutti quelli che hanno creduto in me. Ma soprattutto vorrei che lasciassi un messaggio al nostro campione Paesiello come di sfida quando tornerà dalla frangia meridionale. Allora, massimo rispetto per Paesiello che è uno studioso di tutto ciò che è Warhammer, però c'è un nuovo sceriffo in città. Uno scambio di 5 e di strette di mano tra i partecipanti in segno di come al solito sempre fair play sulla guida galattica per modellisti. Vi salutiamo, vi rimandiamo al prossimo episodio. Rimandate me a settembre. Lo rimandiamo a dipingere il dopo che a quanto pare ha delle lacune sul background. E effettivamente dopo tu potrebbe commentare che da box art non serve la cultura, perché ciò che è bello potrebbe anche essere ignorante. È bello in modo assurdo. Troppo bello. Sì, intanto io sostenerei questa roba a parchetto che schifo il box art e poi studiamo a memoria i manuali. Sì, no, cioè, nel senso, questa contraddizione lì nel parchetto. Ma perché per la modifica serve cultura, giusto? Ma di che? Vedo il tamburino, vai. Insomma, il Paesiello è avvisato a un nuovo sfidante per quando tornerà dalla frangia meridionale. Noi salutiamo tutti i nostri amici galattici e amiche galattiche. Soprattutto. Li rimandiamo al prossimo episodio di Warhammer Quiz e ovviamente li invitiamo ad iscriversi al nostro canale se è la prima volta. Come al solito. Ciao. Detto in inglese? Mo, chi se lo ricorda? Non lo ricordo. Io me lo ricordo. In inglese lo so anch'io. Pulse Rifle. No. No, aspetta. Scarabai. L'armatura Crisis, me l'ho prenotato come secondo. No. Diciamo i droni, quindi era a posto. E che cosa? Detto scusa? Tutto, no? Dico, la voglia di sparare. Non lo so. Non è Pulse. Non è Pulse? No. Non è alternativo? Mi da starnutire. È un problema adesso. È base, prenotato. Allora, prenotato. Nome alternativo